Cronache mondiali. L'informazione che arriva da tutto il mondo. A 24 anni soldi, donne, paparazzi sotto casa, feste, Giorgio Armani che ti saluta e ti chiama per nome, il telefono che squilla in continuazione. Non ci ho capito più nulla. E ho creduto che sarebbe stato così per sempre. Anzi, meglio, spiega Nicolas. Ma non è accaduto. La popolarità è subdola, una droga. E il mondo dell'intrattenimento è bastardo. Finché, secondo alcuni, o il sistema funzioni, vai avanti. Dopodiché, next, dice. Vaporidis si è più volte chiesto perché. Mi sono dannato a fare congetture. Non credo che mi abbiano spinto volutamente fuori. Nessuna congiura contro di me. È la ruota che gira. Di certo, ero legato a una certa filmografia che ha avuto fortuna in un determinato periodo, nonostante alcuni snob liquidassero il genere come teen movie. Per avere altri ruoli, avrebbe dovuto costruirsi una nuova immagine. Se i miei 20 anni hanno avuto l'accelerazione di un razzo, i 30 sono stati un purgatorio, durante i quali ho capito due cose. Niente sarebbe stato come l'avevo immaginato. Tanto più sali, tanto più è grosso il botto quando cadi. L'isola è stata solo una parentesi ben pagata. L'equivalente di 6-7 anni di stipendio del nostro general manager a Londra. Odiavo stare all'isola, mi vergognavo come un ladro. Altro che esperienza di vita, ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica. Finito il reality, ha fatto qualche provino, ma la recitazione non fa più per lui. Meglio aprire un terzo ristorante e portare il suo brand in giro per il mondo ed essere sereno, anche in amore. Nicolas Vaporidis è fidanzato da 2 anni e annuncia: credo che mi risposerò.